ciao a tutti noi. Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo episodio. Ragazzi, questo video sarà veramente incredibile. Anche ti vedo il maestro. Allora, visto che siamo a tema, di mostri, i dei greci, personaggi strani, e allora io qua mi sono adeguato, guarda, ho 4, 6, 8, i miei, quelli sotto, 4. Vai. Ok ragazzi, se vi piacerà il video mettete il pollice in su, iscrivetevi al nostro canale. Utilizzate il nostro codice che è DoroFalcoGame, iscrivetevi al suo canale, The Knife 010. Ah, sì, esatto. Che sta facendo il torneo Skin Cup. Allora, partiamo subito. Ora, bisogna andare. Trovo lo sconosciuto. In cima all'osservatorio. No. Allora, andiamo là. Allora, dove dobbiamo? È l'energia! Dai, ma la prova la riprendere. Sì, ma tu gli altri questi qui non li trovi, Manu? Questa roba qui non la raccogli? Non è vero, stai mentendo. Dai, Manu. Guarda. Quelli blu. E quella è quella volta che abbiamo superato il ponte e l'abbiamo. C'è questo ponte? Tipo un episodio fa, due episodi fa. Ce lo siamo dimenticati. Altra roba? No! Ok, andiamo su. Dai! Su. Andiamo su. Dove siamo stati prima? L'osservato, aspetta, sì. Ok, quindi ci siamo ritornati. Quando abbiamo preso. Cos'è quello, Manu? Cos'è questo? Ok, dobbiamo salire su, sì. Osservatorio. No, da qui? Non è a destra, Manu. Ragione. Non ce la fa, scusami. Là sopra. Te la fai correre un casino, però. No? Falla riposarmi. Di solito c'è qualcosa dentro i vasi. Mi ha dato l'esperienza! Faccio bene allora! Ah, è certo! Perché papà è meglio sempre rompere l'erba, perché dentro l'erba ci possono essere dei funghi che mi cura. Amo! Vediamo questo sconosciuto dov'è. 41 metri. È lì. Lo sconosciuto. Aspetta! Ti ricordi come la tartaruga che è tipo dentro l'edificio? Aspetta. Qua è? È lì, quello lì, quel signore lì. Chi è lui? Non il è il ladro. Sì, è il signore. Credevo che stessi preparando qualcosa. Sì, organizzavo il tuo ritorno. Ce le hai le ali? Certo. Ecco, non sono proprio come nuove, ma andranno bene. Se lo dici tu. Hai il vaso, vero? Preparati ad aprirlo. No! Cos'è quello? Eolo? Oh! Tifone! Rione di un ladro! Pensate di potermi sfuggire! È Tifone! Qualcosa a quel mostro? Te l'ho detto, sono malato! Stupido fattorino! Non meriti affatto la corona che mi è stata data! Noi ti abbatteremo, Tifone! Come in passato! Noi? Non c'è nessun noi! Non chiudo ormai! Phoenix, ora! Apri le ali! Non riesco! Non puoi nascondermi per sempre!
l'abbiamo rimandato sotto la panca. L'abbiamo rimandato. Va bene, dobbiamo metterci subito al sicuro. Che cosa era quel mostro? Tifone. Dici quel tifone? Oh, non hai idea. Andiamo alla sala degli dei. Lì potremo parlare. Che dici, voliamo? Queste erano le ali di Dedalo. Quel Dedalo, il grande inventore. Quindi? Quindi non hanno funzionato a dovere e hanno ucciso suo figlio. Andrà tutto bene. Basta che non ti avvicini troppo a Elio. E che non provi ad andare in bagno durante le turbulenze. Dovresti riuscire a raggiungere la terraferma senza precipitare. In teoria. Quindi fosse ora che impari a planare. Mi hai letteralmente derubata e ora mi salvi. Perché? Non ho capito un granché di quello che ha detto l'oracolo, ma se la profezia è corretta, eroe del cielo, solo tu puoi impedire che Tifone distrugga l'intero mondo. Non sappiamo nemmeno se parla di me. Per essere una persona che dispensa aiuti a destra e a manca, per una volta magari dovresti accettare tu una mano. Che cosa stai dicendo? Per il fato! Come può il messaggero alato aiutare se tu non me lo permetti? Con l'aiuto del messaggero alato? Un momento. Messaggero alato? No, impossibile, tu sei... Hermes, mi piace dire mezze verità, giocare tiri mancini e fare corse sulla spiaggia. L'avevo detto che era il messaggero degli dei. Io l'avevo detto. Da quando l'avevo detto? Perché l'ho capito da quando ho detto. Dove sono le ali? C'ha pure il simbolo. Qualcosa che non va. Hai di nuovo la bocca spalancata. Vola all'Isola d'Oro. Ti aspetterò nella sala degli dei. Là. Detto questo, Hermes scomparve. Phoenix guardò oltre la stretta striscia di mare, verso i picchi e le valli dell'Isola d'Oro più avanti. La lunga strada verso il suo vero destino si estendeva davanti a lei. Un momento, era solo il prologo. Non può servire un preambolo tanto lungo per iniziare una storia. Odisseo ci ha messo di meno a tornare a casa. È il prologo ancora! Questo è il prologo! Zitto e ascolta. Ah. No, ragazzi! Bisogna finire l'episodio. Vabbè, ragazzi, tanto 8 minuti è durato. Se vi piace, c'è la nuova missione. Se vi piacerà il video, mettete un bel pollice in su. Da noi è tutto. Ah, noi salutiamo. O no? Così. Dai, facciamo due missioni in un episodio, troppo poco, no? Infatti, andiamo avanti. Allora, vai alla sala degli dei. Salta e plana con la R, esatto, ora sì che puoi andare. Bellissimo! Com'è? Bello. Ora riposiamoci qui. Ah, c'è sempre quel discorso, bisogna riposarsi. La valle dell'eterna primavera. Bello, la naturina, ma io la natura. Wow. Devo... Cosa stai raccogliendo? Figo limbico. Ciao, chi sono? Ah, sono nemici. Aspetta, aspetta. Ah, ok. Non lascia e ha un campo di tipo di battaglia più ampio. No! Vai! Più! Voi! Avete capito! Yeah! Apri quella canna. Oh. Ah, puoi anche lanciargli la roba. Guarda, mascia B. Prendi come vita. Cioè? Premi I. Ah, guarda quante cose puoi aggiornare, Manu.
Ok, F personalizza. Ok. Fatto. Ask. Le ali. E questo? Aspetta, no. Questo cos'è? Mi piace di più questo. Questo? No. Questo? Il primo. Ma lo mantiene? Sì, lo mantiene. Qual è più potente? Questa! Ma la, c'è scritto la, i danni. Questa è 30 danni, questa è la combo, Ash. Lasciamento della salute è al massimo. Ok, 30. Recupera 100. Questo è il 40. Per 6 secondi in caso di parata perfetta. 50. Straordinamento cota dash, è meglio questo. Ragazzi, abbiamo ottenuto la nostra un'altra armatura. Ci stiamo migliorando, ma io non mi ero neanche accorto che avevamo un'armatura. Ora. Ma questa armatura ci dà. Aspetta! Quando arriva questa armatura ci dà più energia. Domare le cavalcature. Aspetta, doma cavalcatura selvaggia, abbassandoti, avvicinando lentamente. Aspetta, abbassati mano. Non va. No, ci amici. Non va. Perché parli a bassa voce? Per non spaventarlo e farlo scappare. Ma cosa c'è scritto lì, ma ne posso avere un po'? Oh, aspetta, papà, posso mettere in atto la mia abilità con l'ascia? Faccio molto più danno io ora. Puoi domare, aspetta Mano, puoi domare? Prova a domare le renne, dove vai? Vado nel tempio. Ma devi imparare a domare. L'ho capito, devi scendere. Ora appena trovo le renne. Aspetta. Le cose quell'albero? Che sono? Cosa? Ci sono delle mele. Che sono quelle? Quelle lì. Ah, lanterne basta. Oh mio Dio! Chi è? Lo affrontiamo? Aspetta, prima. È un orso. Vabbè, proviamo ad affrontarlo. Oh oh! No! Bello che mai. Shift! No, shift! Ricorda che ti puoi rapicare, ma. Muori! Lezione! Togli un lezione di salute, mamma! Faccio dare le zappate, allontanati. Allontanati Manu, allontanati, vai via. Ma questa armatura dà meno salute. No, ti devi allontanare quando lui dà le zampate. Oh, arrivo gli altri. Meglio te, vai. Prendi la salute, ma la salute. Donna, arrampicati, ma arrampicati. Vai su. Non ho energia, papà, non ho energia! Non ho energia! Shift! Dai, muori! Arrivano gli alleati dell'orso! Muori! Manu. No! Era meglio che. Però aspetta, papà! Questa armatura ci dà meno salute! Storia infinita. È finita la storia. Ora secondo me dovevi lasciarlo in pace, secondo me. Le affronti quando sei più. Ma secondo me fa questa. Ma l'hai visto che questa armatura ci dà me. Guarda! Vai. Ok. Allora, premi I. Ci dà meno salute questa armatura. Non è ci dà meno salute, che dici? Questa cos'è? 20, difesa. Questa è? Più, seriamente. No, questo però è 20 di difesa e infligge.
spettacolo. Allora vai, però metti questa. Dio, e l'avevo detto che un po' era più potente questa. Ok, vai. Anche se più brutta. Però è più potente. E anche più pesante. Qui è molto più realistico le cose. Picchiata. Quindi io ci li lasciamo stare per ora. Poi quando saremo più forti, li uccideremo. Vai alla sala degli dei. Io loro si sono là sotto. Ma come è stanca prima? È perché è pesante, mano. Non ci pensare neanche. Trova una scocciatoia per salire. Per esempio, lì c'è una specie di lì. Qua, vedi, c'è un buco. Vai lì. Ma non ce la fa! Sì, è breve. Ti riposi un attimo. Penso, no? Oh, energia, vedi? Puoi stare lì. È un parkour. Sì. È scadito. Riposati. Mi riposo ora, aspetta. C. Ora, guarda su. Ce la faccio? No, forse gira di qua, gira di qua. Lì, lassù, non ci arrivi. No, buona! Ok. Oh, io pensavo le scaline. Vabbè. No, però non. No! Da qui sale via. Vabbè. Non ha planato, non mi è caduto. Perché mi è caduto? Oh, te l'ho lasciato rigenerare l'energia, eh! Dai il tempo. Quando vuoi stanca? Oh, fermati un attimo. Gli fa male il fianco. Forse da qui. Da qui. Esatto. Ecco cosa serve franare. Aspetta, si tocca il fianco, ma un attimo. Dagli il tempo. Vado a controllare. Aspetta, volevo controllare cosa c'era là sotto. Allora ragazzi, leone. Sì. Leone. No, no, andare, lasciali stare. Ma come? Bisogna andare qui. No, cioè. Però c'è un forziere però. Ma non devi andare, vai alla sala. Alla sala devi andare, Manu. Ma lì c'è un forziere che ha le cure però. Ah, allora vai. Ma sono uguali a quegli altri. A quegli altri. Tanto se li attacco secondo me da qui. Ma non mi ha fatto niente? Muori? Lasceremo il nostro segno sull'isola d'oro. Speriamo. Allora sulla gamba. No, devo andarci. Sì. Shit. Sperate! Combatterò il tifone se pagasse il mantenimento di mio figlio! Ma non succede nulla! Perché mi sa che sono le guardie degli dèi! Sono verdi! Noi infatti, che stiamo mamma. Per morire! Eviteremo la morte! Che non ha nemici. Sono verdi, hanno le piume verdi. Ecco perché non riuscivo ad attaccarli con la con la cosa no, di Apollo. Devi salire da qui, carino. Recupera. No. Troppo alto. Oh! C'è un buco. Non è un buco quello. Papà? Ah.
Ma queste sono... Cosa sono? Sabbiamobili? Scappare indietro. No, non sono sabbiamobili. Però sento un fruscio, si sente un fruscio. Ah no, sembrava un buco lì. Vabbè. Ragazzi, è un po' lungo questo episodio. È un po' lungo. Ok ragazzi, abbiamo cambiato armatura, abbiamo preso quella che ci dava più energia. Poi riprendiamo quell'altra. Però in questo caso bisogna fare sempre questo cambio di armature. Esatto. Non è che è più leggera, è proprio l'armatura che ti dà proprio energia. Sei convinto? Perché se senza armatura è più leggera, fa meno fatica, quindi l'energia ne è più. Perfetto, siamo arrivati nella cima. Chi è quello? Saliamo. Ha detto il ladro che ci aspettava qui. Sì. Da quando è che aspetta? E poi Hermes. Hermes, quindi è lui che si teletrasporta. Dov'è? La vista di quella grande sala lasciò Phoenix senza fiato. È davvero incredibile. Va tutto bene, forse è ora di ristrutturare un po'. Queste decorazioni con le colonne sono datate. Quindi qui siamo al sicuro? Ricordi quella cosa che ho rubato a Tifone? Era un pezzettino del suo occhio, per nascondere questo luogo al suo sguardo terribile. Non c'è di che. Hai detto che questa è la sala degli dèi? Beh, dove sono gli altri? Lascia che cominci dal principio. Con la mano sulla spalla di Phoenix, Hermes raccontò la leggenda di Tifone, distruttore degli dèi. Tifone, figlio di Gea, era un mostro sanguinario e crudele, ansioso di liberare i titani e spazzare via gli dèi. Ha voluto sfidare Zeus per avere il dominio del cosmo. Per fortuna, Tifone fu sconfitto. Sì, vuoi dirlo forte! E imprigionato in una montagna, dove non avrebbe più potuto fare del male. Accidenti, devo tornare in forma come prima. Per migliaia di anni, Tifone rimase a marcire. Finché Elio non venne eclissato e stelle ardenti caddero dal cielo. Le stelle sciolsero le catene di Tifone e in un'esplosione di fuoco e fiamme, Tifone schizzò fuori dalla montagna. Gli dèi lo avevano vessato e torturato. Mai più! Egli giurò. Il mondo verrà purificato! Gli dèi pagheranno! E così Tifone cominciò a tessere la sua vendetta. Cada il velo che separa queste bande benedette dai tetri inferi! Che il Tartaro si faccia strada tra gli dèi! Calpesta! Devasta! Riduci in polvere queste Medusa! Venite, dèi dell'Olimpo! Brandite le armi e affrontatemi! Avete sottovalutato il mio potere, crocciolandomi nella vostra arroganza! Prostratemi davanti alla mia incarnazione! Torre, la divinità! Alcuni dèi scapparono, altri rimasero a combattere. Molti vennero catturati. Tifone li divise, privandoli delle loro essenze e trasformandoli radicalmente. In un ultimo, disperato tentativo di salvare le loro terre, gli dèi invocarono gli eroi antichi, gli ultimi guerrieri con ancora qualche goccia di sangue divino nelle vene. Demoni e pavidi! I vostri eroi non saranno che l'ombra di ciò che furono e mi serviranno per l'eternità! Gli dèi avevano fallito e gli eroi con loro,
ma quando ormai ogni speranza sembrava persa... Fenix. Insomma, tante lotte, tante sconfitte. E ora sei la nostra ultima speranza per restituire queste terre alla loro antica gloria e salvare il mondo dal caos. Tutto ciò che abbiamo, Fenix, sei tu. Non voglio metterti pressione. No. Ho perso un attimo il filo. Quello con i capelli a punta, sei tu o Tifone? Lascia stare. Gli dei sconfitti devono essere riuniti alle loro essenze per riottenere i loro poteri. E poi insieme dovrete sconfiggere Tifone. Ah, è una bella impresa. Vorrei che mio fratello fosse qui. Senti, non sono perfetto. Sono quello che ha portato Pandora sulla Terra per Zeus. Ma forse, dico forse, sei la persona giusta al momento giusto. Inoltre, sei letteralmente tutto quello che abbiamo, visto che gli altri sono stati sconfitti. Buona fortuna! Io resterò qui a fare nulla. Volevo dire, a occuparmi dei preparativi. Grazie, credo. Oh, ancora quella faccia, bene. La cosa migliore che puoi fare per cominciare è raggiungere la cima delle altre statue sull'isola d'oro, in modo da poter individuare gli dei mancanti. Trovali. Forse possono aiutarti a individuare le loro essenze rubate, anche se ultimamente non sono più loro stessi, quindi non ne sono sicuro. Che significa? Oh, lo scoprirai? Ragazzi, qua finisce l'episodio? Aspetta. Ma che cavolo? Pensa, Fenix. Cosa farebbe mio fratello? Probabilmente Ligerone affronterebbe Tifone da solo, come quando sconfisse l'intera flotta di Sparta. Ma che voglio prendere in giro? È un'impresa più grande di me. Ok, ragazzi. Quindi... Ok. Allora, perché? Allora, con tutto questo casino, ragazzi, abbiamo visto questo casino che Tifone ha fatto un bel po' di macello, cioè un... Quindi l'unica speranza è Fenix, che bisogna liberare gli dei dalla loro essenza che Tifone li ha trasformati. E quindi per fare questo bisogna andare su ogni statua, bisogna girare la città e individuare queste statue. Si vedono anche da lontano, ci sono le statue. Aspetta, le faccio vedere meglio, togliamo lo zoom. Sono queste qua, ragazzi. Ce l'ha fatta vedere prima, ragazzi. Sì, sono sì, quelle lì, queste. Sì. Una è molto vicina, una è qui, è quella. No, mano, no. Ah, di nuovo quello splendido profumo. L'ambrosia è vita. Desideri più protezione? Distillala qui e bevila. Poi goditi il viaggio. Una volta Atena si è scolata tutta quella Kilix e ha distrutto l'intera flotta greca subito dopo essersi schierata con loro in battaglia. Una scena epica. Mi spiace, avresti dovuto esserci. C'erano molti dei miei parenti. Sono morti tutti. E io avevo detto ad Atena di non farlo, ma mi ha dato retta? No. Ok, ragazzi, allora, ragazzi, se vi piacerà il video mettete un bel pollice in su. Nel prossimo episodio sì. Utilizzeremo se vi piacerà il video mettete un bel pollice in su. Sì, fate bravi. Va. Ciao ragazzi, allora siamo alla fine di quanti like, episodio, quanti numero... like, numero 9. 5, dai. 5 like per un prossimo episodio di Fenix, sì. Cioè di Immortalis. Sì. E ragazzi, se vi piacerà il video mettete un bel pollice l'avventura, mi piace l'atmosfera, no? È molto leggera l'atmosfera, molto scherzosa. Anche la grafica è molto leggera. Molto... Non è come Call of Duty, per esempio, un gioco può un gioco può pesare 100 giga, però è stato fatto in un modo leggero. Per esempio, questo pesa tipo 30-20 giga, però è stato fatto in un modo molto leggero. Okay. Ciao a tutti, ragazzi. Se vi piacerà il video, potete poi fare in su. Ciao. Ma possiamo vedere i denti. Il dentino, come sta il dentino? È caduto? È caduto il dentino, ok. Ma il topolino? L'ha fatto.
Piccola parentesi, scusate, del family, piccola parentesi di Dino. Ciao, fate bravi ragazzi, alla prossima, bye con la sigla, ciao! Ciao! Oh. Oh. Però falla finire.